Ciao ragazzi, allora, oggi anch'io finalmente faccio un video davanti al mio albero, questo qui è il mio alberello, spero si veda, non lo so, e aspettate, sì, ci sono io in primo piano, però si dovrebbe vedere. Allora, oggi volevo fare il tag a Natale, mi pare si chiami così, aspettate, lo sono scritto, si chiama tag a Natale, l'ho visto sul blog di Generalia, credo si chiami la ragazza, e sono 15 domande, diciamo, inerenti al Natale. Allora, la prima domanda è: il tuo make-up durante le festività natalizie si accende di? Si accende di? Solitamente non uso tanto i trucchi glitterati, così, ecco. Preferisco più le tonalità matte e poi da metterci un bel rossetto rosso, quindi ecco, di colori matte e rossetti rossi. E poi, il make-up festivo fa rima con luccichi e glitter anche per te? No, solitamente no, è difficile che usi i glitterini, li odio, quindi anche a Natale li evito. 3. Un rossetto per le serate festive, sicuramente un bel rosso opaco, bello forte, senza glitter, senza luci da labbra sopra, lo adoro. 4. Un ombretto che associa la neve, me lo sono portato giù così ve lo posso, vi posso dire bene il nome, che è questo qui, che è della Lumière, che è il Green. Si chiama Green, ma effettivamente poi ha un bianco bellissimo e che ha poi questi leggeri riflessi verdognoli, ma è veramente bellissimo. Poi, un ombretto che associa al muschio, la prima cosa che mi è venuta in mente pensando, leggendo questa domanda è stato il Labelworld di Too Faced, che è questo, che è un bellissimo verde con un sottotono rossiccio, non lo so, probabilmente non assomiglia neanche un po' al muschio, ma è il primo che mi è venuto in mente. Poi, la tua letterina make-upposa a Babbo Natale inizia con le parole? Ma non ci ho pensato sinceramente, però probabilmente, no, diciamo che non c'ho... Che non chiederei niente di trucco, perché diciamo che non sto messa malissimo come con i trucchi, quindi ecco, magari chiederei qualcos'altro, tipo la borsa. Ho visto una borsa delle Guess, io a me personalmente non piacciono molto le borse delle Guess, però quella che ho visto è veramente bellissima, quindi probabilmente chiederei quello. Poi, la tua wishlist natalizia si compone di 4 cose. Allora, vediamo. Un fondotinta della Clinique, che adoro. No, dell'Estée Lauder, scusate. Poi, mi piacerebbe un altro rossetto della MAC, forse il Ruby Woo, ci farò un pensierino mio su quel rossetto perché è bellissimo. E poi un profumo, ultimamente, vabbè, io adoro il Prendre Poison di Dior, anche Alien di Alien, non mi ricordo di chi sia. E poi, vediamo, non mi viene in mente nient'altro. No, solo queste 3 cose, non ce l'ho una quarta. Poi, durante le festività, quale elemento del make-up non potresti rinunciare? Sicuramente al rossetto e a tanto mascara. Cosa ti regalerai? Niente di make-up, credo. Non ho in mente di regalarmi qualcosa di make-up, ma penso che non mi farò nessun regalino, perché comunque me ne sono fatta durante tutto l'anno, me ne sono fatta parecchi di regalini, quindi ecco, aspetto, vedo che cosa mi regalano gli altri. Cosa ti farà regalare? Diciamo che ho fatto un'opera di convincimento su Corrado per farmi regalare il profumo, perché diciamo che comunque mi serviva, quindi me l'avrebbero regalato comunque alcuni parenti, quindi ho fatto vabbè, visto che Corrado non sapeva cosa farmi, fatto, fammi il profumo. Io ne ho detti 3 che mi piacciono e lui sceglierà tra quei 3 e poi vedremo cosa ha scelto. Una cosa make-upposa che pensi di regalare? Stavo pensando alle mie amiche, visto che noi solitamente non ci facciamo i regalini perché siamo in 6 e pensare a se regali sono tanti, ma sta piovendo. No, c'è solo una bufera. Pensavo di fare un picco tipo andare all'Essence e prendere a ognuno una cosa che è indicata per lei, che ne so, a una mia amica piacciono gli ombretti marroni, fargli un ombrettino marrone, proprio delle stupidaggini così dei pensierini, però devo ancora pensarci bene. Un profumo che ti ricorda le festività, a me piace tantissimo l'odore dell'arancio quando viene, diciamo, viene cotto, come si chiama? Quando lo mettete in forno e lo fate essiccare e poi manda quel profumo, oppure del mandarino quando giochiamo tipo a tombola e mancano i bottoncini da mettere sulle caselle e mettiamo il mandarino, quindi ecco, mandarino e arancio. A Natale puoi fare tanti giri per negozi senza essere una pazza che è fissata con lo shopping, ecco. Pepe che corre come assatanato. Pensi di comprare trucchi appositi per le feste? No, non credo, ce n'ho già abbastanza. Coprirai il trucco delle celebrity? Forse quello che ho visto di Blair di Gossip Girl, che sarà il prossimo tutorial ispirato alle che farò, perché ha labbra rosse e questo trucco molto leggero sugli occhi, quindi probabilmente farò quel trucco. E niente ragazzi, quindi se vi piace anche a voi questo tag, aspetto i vostri video risposta, vi mando bacione e buon Natale! Ciao ciao!